Io avevo già visto in quei giorni tanta preoccupazione, ho visto il sindaco almeno 12 ore osservare la situazione, poi c'erano centinaia di persone pronte. E poi a un certo punto alle 15.40 quando è iniziato a uscire l'acqua dal fiume. Sembrava niente, sembrava proprio uno scherzo. E invece l'acqua non finiva più. Ce ne erano sempre di più, e bastava allontanarsi dal fiume di qualche metro e vedere che l'acqua, nonostante tutto, visto un sacco di gente coraggiosa a darsi da fare subito da subito, c'era tutta la gente pronta. Anche se si poteva fare poco, comunque si è cominciato subito. E già nelle prime 4-5 ore ho iniziato a vedere i primi sorrisi, gente che lavorava e sorrideva, alcuni disperati, altri che venivano da fuori, già dalle province vicine subito. E quindi ho messo su questo album nei social, perché avevo capito che stava succedendo qualcosa di veramente, veramente bello. Ma anzi, ne ha viste le foto e mi ha chiesto di fare un libro subito, da buon imprenditore, no? In Istanbul, come l'ha chiamato, quasi per approfittare, no? Della situazione, invece non c'entra niente. E io avevo fatto queste 150 foto, ma ho capito subito, stando sempre sul posto, 20 ore al giorno circa, e su 14, 20, dipende. E avendo fatto soprattutto un giro fino a Linaro, in questi posti qua dove era, avevo avuto anche paura di quei punti, insomma. Avevo capito che intanto le foto le avevate già viste tutte, perché i social comunque, dai, mi fondono abbastanza in fretta. E allora ho pensato, perché non lasciamo uno spazio anche per la gente, perché la gente si fa foto? E Marzio mi ha concesso un terzo del libro. Poi sono riuscito a salvarli la metà, e poi alla fine abbiamo fatto un terzo delle mie foto e due terzi. Beh. Quindi mandavo le foto, mi erano bastate, però sono disconciato appunto anche dal mio libro, perché era talmente tanto che mi avrebbero fatto lo sgarbo, Sì, le foto arrivavano, in due giorni sono arrivate 150, 200, poi altre 100 nei giorni successivi, continuano ad arrivare altre 100. Potremmo fare un altro libro per vedere questa idea. E poi ho capito, all'inizio sceglievo le foto per la qualità, poi invece ho capito, mi è arrivata una foto che è quasi all'inizio della parte del lettore, è la foto di Ronda appena allagata. È una foto fatta male, però sono quasi come le foto di Robert Capa, no? Quando fa lo sbarco in Normandia, che le foto, quando le hanno viste, dicono sono mosse, mi hanno detto. Come sono mosse? Cioè, ci sparavano addosso, voglio dire, sono dei documenti eccezionali. E anche quella, se la trovano, è una foto, secondo me, eccezionale, perché sono i primi momenti che Robert è rimasto sotto questo intervento d'acqua, sono la gente morta da quelle parti. E quindi ho cominciato a guardare più la foto per come questa qui è storta, buia, è fatta male. Ho cominciato a vedere le foto con una storia singola, ogni foto racconta la storia di qualcuno. Ma che pratica? Sì, scusate, 86. E poi guardando le foto che arrivavano, va bene, bambini, sorrisi, come abbiamo detto, cose, macchine vecchie che non si possono più acquistare. Beh, per cui anche se guardate gli animali domestici che ci sono in questo libro sono stati sofferenti quasi più di noi, insomma, sporchi di fame come noi. E poi anche opere d'arte, che è povere, che valgono 30-40 euro, ma che sono comunque appoggiate, no, sulle nostre pareti per tanti anni, stanno lì della zia, magari non gliene frega niente a nessuno, però ci sono tutte belle, e poi tutti i bambini. Si ricorderanno per sempre questa cosa. E quindi abbiamo deciso di fare questo libro un po' per risparmiare, fare il volevo per dicevo prima, perché il libro ce l'hanno praticamente stampato gratis. Abbiamo deciso di farlo in bianco e nero, un po' per quello, un po' perché in bianco e nero vuole tutte le distrazioni. Ci fa vedere l'evento e ci fa vedere le facce. Non siamo distratti da tutta questa confusione che c'è, questo è colorato. Di fatto, ma anche di colori, e quindi distoglievano un po' lo sguardo da quello che volevamo dire.
e l'abbiamo fatto tutti per intero perché siamo individuati. Questo è un libro social, ci abbiamo messo un mese a farlo, se ci pensate, queste foto sono molto stupende, anche quelle della gente che ha fatto pochi minuti che le hanno scattate, invece noi in un mese siamo riusciti a fare un libro che secondo me è molto buono. E quindi questo è quello che ho da dire, tutte le foto sono importanti, non c'è una foto più bella, una foto brutta, sì, tecnicamente ci sono delle foto straordinarie, come quella di Brunelli, che è il ragazzo nelle cantine con quel fascio di luce, adesso non mi ricordo dov'è, e lui è un bravissimo fotografo. E quindi sì, ci siamo mostrati più di tutto noi quando l'abbiamo montato, perché Marzio lo montava e mi mandava le bozze e poi spostavamo, avevamo una grattura prima, perché una notte, insomma, non è stato facile. E quindi questo è quello che ho da dire di questo libro, è stato un libro fatto con fango, sudore, lacrime, sorrisi. E ci ha dato tanto, già adesso che è solo un mese che è successo. Speriamo che rimanga nelle librerie.